Dottor Cortinovis, la nuova terapia antiangiogenica e l'immunoterapia sono diventati due capisaldi nel trattamento del tumore polmonare. Quali problematiche hanno portato nella pratica clinica? Indubbiamente il trattamento immunoterapico e antiangiogenico oggi è la frontiera nella terapia del tumore del polmone. Numerosi però sono i problemi nella gestione che avverrà nella pratica clinica legata allo spettro degli effetti collaterali che queste due categorie di farmaci impongono. L'immunoterapia, da un lato, la comparsa di tutta una serie di effetti di tipo disimmune, ad esempio la polmonite, la diarrea, la colite, l'ipofisite, l'ipotiroidismo e quant'altro. Per i farmaci antiangiogenici, un pochino più storici, i problemi legati all'ipertensione, alla gestione dell'emorragia, delle trombosi. Quello che è importante, sintetizzando in questa breve intervista, non è tanto il fatto di poter seguire ogni paziente con un preciso algoritmo, quanto soprattutto che l'oncologo medico, insieme ad altri specialisti di branca, in particolar modo i medici interni, gli endocrinologi, i radiologi interventisti ed altre figure che devono ruotare intorno al paziente, possa prendere delle decisioni fondamentalmente condivise. Quindi credo che se da un lato c'è stato un enorme avanzamento nelle possibilità terapeutiche, dall'altro il rischio è che l'oncologo non sappia ancora riconoscere e gestire in maniera anticipata questi effetti collaterali che tutto sommato rimangono contenuti. Il vincente di questa situazione sarà come sempre il team multidisciplinare.